Sei molto in carne. Come sei arrivato qui? È anzianotto. Forse il tuo padrone ti starà cercando. Ha l'aria di essere un pony abbandonato, vecchio e magro. Secondo me non lo sta cercando nessuno. Sarà anche vecchio e magro, ma è così mansueto. È impossibile abbandonarlo. Mi accorgo adesso che la corda è strappata. Vieni, ti portiamo al ranch. Ci occuperemo di te. Non lo so come, ma deve essere riuscito a liberarsi. Ad ogni modo, dobbiamo catturarlo al più presto prima che lo trovi qualcuno o avremo quelli dell'ufficio di igiene alle calcagna. Sì, sì, ti tengo informata. Accipicchia, avevi fame? Andate via, lasciatelo mangiare. Guarda gli zoccoli, bisognerà chiamare il maniscalco. Poverino, sei veramente malconcio. E sei tutto sporco. Forza, sotto la doccia. Ecco fatto, ora sei bellissimo. Hai il dorso incavato, devi averne portata di gente. Ehi, Angelo, guarda questa macchia. Che cosa ci vedi? È un saxofono. La forma è praticamente identica. Sembrerebbe quasi un disegno. Potremmo soprannominarlo Saxo. Andiamo, Saxo, ti mostriamo la tua nuova casa. Hai visto? Quei due sembrano andare molto d'accordo. Attento, stavi quasi per colpirmi. Dobbiamo provare a rintracciare il padrone di Saxo. Non sarà un'impresa facile. Con lettore di microchip basterà leggere il numero e potremo scoprire a chi appartiene. Se il suo padrone l'ho abbandonato, forse preferisce non essere rintracciato. Se invece l'avesse perso, la cosa gli farebbe piacere. Ho i miei dubbi. Lo sai che sei proprio carina? Ehi, non c'è la prova di disegno all'esame. Ricordati che i tuoi sono stati categorici. Esame non superato, uscite serali negate. Lo so, ma sei così carina, non resisto. Pronto? Abbiamo trovato un pony, vi aspettiamo al ranch. D'accordo, vi raggiungiamo subito. Era Lena, hanno portato un pony al ranch. E il nostro ripasso? Rischio di non uscire più. Riprenderemo più tardi e poi ormai eri distratto. Una piccola pausa ti farà bene. Ok, se proprio insisti. Su, muoviti, brutto ronzino. Ehi, ma che cosa vuoi? Fammi passare o ti concio per le feste. Con il lettore di microchip scopriremo a chi appartiene. Saxo? Vieni, Saxo! Non è che il pony ve lo siete inventato?
Ecco le sue impronte. Le riconosco dalla forma. Spero non sia scappato. Ci sono anche impronte di scarpe. Non agitarti, Mistral. È questo che cercavi di dirmi? Che Saxon è andato via da solo? Qualcuno è venuto qui e l'ha rubato. Sono molto preoccupata. Io vado a cercarlo. Bene, ti accompagno. Vengo anch'io. Non è il caso che ci andiamo tutti. Adesso ci rimettiamo a studiare. Dico sul serio. Vuoi controllare i Pony Club? Chi ti dice che Saxon non sia di un privato? Con il dorso così infossato sembra un pony che ha trascorso la vita a portare a spasso bambini. Sono quasi certa che appartenga a un Pony Club. Eccoli. Sono tutti i pony che ho. Vi faccio strada, venite. Lena, abbiamo setacciato tutti i Pony Club della regione, non lo troveremo mai. E invece lo troveremo. Siamo a un'ora di cavallo dal ranch. Sono stanco, torno indietro. Manca il club Piccolo Galoppo, è qui vicino. Non c'è verso di farti cambiare idea. Quando ti metti in testa di fare qualcosa, sei ancora più cocciuta di zigoto. È per questo che ti piaccio? Sì, è per questo. Mi spiace, ma non abbiamo nessun pony che corrisponda alla descrizione. Tesoro, hai visto la cartelletta con l'iscrizione? Ehi, ma... Tieni a bada il tuo cavallo, signorina. Mi scusi, Mistral è un po' irrequieto, ma non si preoccupi, lo controllo io. Questi ragazzi stanno cercando un pony, ma dalla descrizione che fanno non è uno dei nostri. Allora in bocca al lupo con le ricerche. Buona giornata. Grazie e scusate per il disturbo, arrivederci. Arrivederci. Strano che Mistral si sia comportato così. Sono due tipi loschi, secondo me sanno chi è Saxon. Sì, penso anch'io la stessa cosa, ma insistere avrebbe soltanto destato i loro sospetti. Non avremmo ottenuto nulla. Allora che vuoi fare? Lasciar perdere? Io non ci sto. Rilassati, ho in mente un piano. Io a cavallo di un pony? No, mi vergogno. Perché non ci andate voi? Perché ci ha visti. Voi invece siete degli sconosciuti. Una volta iscritti, controllate con calma se Saxo è lì. Ma il mio ripasso per l'esame finirà davvero che non potrò più uscire. Questo è un caso di forza maggiore, Ugo. Studieremo dopo. Per una volta che volevo studiare. Non perdiamo altro tempo. Ci muoviamo? Grazie, amici. Sapevo che avreste detto di sì. E così dobbiamo cercare un pony con il dorso infossato e una macchia a forma di sassofono. Se è davvero qui, lo troveremo senz'altro. Riuscirò a fingermi una principiante? Ma sì, sta tranquilla. Vedrai che nessuno si accorgerà di niente. Ecco il proprietario. Buongiorno, Buongiorno signore. Non vi sembra di essere un po' grandicelli per montare un pony? In effetti sì, ma è la nostra prima volta. I cavalli sono troppo alti e abbiamo paura. Se dovessimo cadere, è molto meglio da un pony. Vi presento Nahuel, una delle nostre insegnanti. Sarà lei a farvi la prima lezione. Molto piacere, volete seguirmi? Ricordati, dovremo sembrare dei principianti. Per te sarà facilissimo, cadi sempre. Grazie, questa me la leggo al dito. Ecco i vostri pony, Caramello e Valanga. Li prepariamo insieme e poi in sella. Oh, sono troppo carini. Ecco, avete visto? Non c'era da avere paura. È stato fantastico. Per essere la vostra prima lezione, ve la cavate alla grande. Un insegnante come te rende tutto più facile. Invece chi mi aiuta per gli esami non fa lo stesso. Ci vediamo domani. Ciao ciao, Nahuel. Sì, ci vediamo domani. Smettila di guardarla, siamo qui in missione. Lo so, diamoci da fare, forza. Forse è lui, Saxo, guarda. Ehi, Ugo,
Cosa stai facendo? Controllo che non abbia le pulci. No, scherzo. Il fatto è che qui da voi mio cugino era salito su un pony anziano con una macchia a forma di sassofono e così mi chiedevo se per caso non fosse lui. Sì, Jetsy, era il mio preferito. Era meraviglioso. Com'era? Ora non è più qui. L'hanno portato in un pensionato per cavalli. È un centro al quale si appoggia il proprietario quando i pony diventano troppo vecchi per lavorare. Nessuna traccia di Saxo, ma abbiamo scoperto che appartiene a un club. Lo sapevo, quei due ci hanno mentito. A proposito, il suo nome è Jetsy. Noel ci ha detto che l'hanno mandato in un pensionato per cavalli. In un pensionato per cavalli? No, è una bugia. Perché hanno negato di conoscere Saxo? Cioè, volevo dire Jetsy. Purtroppo avevi ragione tu, Angelo. Pensi che abbandonino i pony? Se fosse così, dobbiamo trovare il posto in fretta. Jetsy è sicuramente in pericolo e potrebbero esserci altri pony da salvare. Domani avete un'altra lezione al Pony Club. Cercate di saperne di più. Nel frattempo, stasera ripassiamo insieme a te per l'esame. Anais, tu fai il palo. Voglio vedere se trovo qualcosa nel computer. Ugo, sei matto? Vuoi andare lì dentro? Pensionato per cavalli anziani. Niente. Jetsy. Com'è possibile? Esci! Questo è interessante, molto interessante. Lo copio e lo spedisco al mio indirizzo. Ecco fatto. Aiuto! Oh. Malanga non sta bene! Si a terra, presto! Non capisco. Fino a 2 minuti fa Balanga si rotolava per terra e adesso... Un pony che si rotola per terra non è niente di catastrofico, signorina. Spesso lo fanno per grattarsi la schiena. Ah, oh, scusi, non lo sapevo, mi spiace. Grazie, Anais, mi hai salvato la vita. Tu devi essere impazzito, ti serve un dottore. Forse, però, ho trovato una pista. Ho spedito al mio indirizzo mail un documento che ho trovato nel computer. Quale documento? Parla, voglio saperlo. Ci vediamo domani per un'altra lezione. Sì, d'accordo, sarà un piacere. Allora, qualche novità? Sì, certo. Non per niente io sono il capo. Ho scoperto che i padroni del club sono proprietari di alcuni terreni della zona. Eccoli, sono questi. Abbastanza grandi da nascondere dei pony di cui ci si vuole liberare. Questa cos'è? Sembra una fattoria. Una fattoria isolata in campagna è un nascondiglio perfetto. Conosco. Quel moccioso ficcanaso ha curiosato nel mio computer. Vediamo. Lo sapevo. Pronto, Nawel? Puoi venire subito? Sì, in effetti mi hanno chiesto di Jetsy e ho detto loro che l'avete mandato in un centro per cavalli anziani. È così, no? O c'è qualche problema con Jetsy? No, no, assolutamente no. Non c'è nessun problema. Ti ringrazio, Nawel. Ora puoi tornare al lavoro. Sono io, guai in vista. Uno degli iscritti di questa settimana ha ficcato il naso nell'ufficio e ha visto la pianta della tenuta. Questa non ci voleva. Sì, per precauzione bisogna spostare i pony. Ci vediamo al furgone. Qualcuno ha visto il mio portafogli? No, speriamo che tu non l'abbia perso. Già, dentro avevo i biglietti per copiare all'esame. No, sto scherzando, però ho dentro tutti i documenti. Lo cercheremo al ritorno. Andiamo alla fattoria. Al galoppo! Dovremmo trovarci qui. Siamo sulla loro proprietà. Su, entriamo. Ah! Accidenti al filo spinato. Un angolo sperduto dove nessuno mette piede. L'ideale per nascondere dei pony.
Allora? Jetsy è passato di qua. Cosa ti prende, Mistral? Hai avvertito qualcosa? Ci sono dei cavalli lì dentro, Mistral li ha sentiti. Probabilmente c'è anche Jetsy. I proprietari del Pony Club abbandonano i pony troppo vecchi e li lasciano morire chiusi qui dentro. Aspetta, ho un'idea. Forza, Mistral! Ottimo lavoro, sei stato bravissimo. Caspita, un pensionato di lusso. Shh, ascoltate. Sono lì dentro. Che puzza, è insopportabile. Non si vede niente. Non ci siamo sbagliati. Ciao, Jetsy. Non sono persone, sono mostri. Avvertiamo la polizia. E portate l'acqua per i pony. Non ce la fa, sta morendo. Non dire così, si salverà, vedrai. Coraggio, amico. Ti facciamo uscire da qui. Ci prenderemo cura di te, ma per farlo devi alzarti. Avanti, sono sicura che ce la fai. Sì, benissimo, bravo. C'è poco campo. Speriamo di riuscire a chiamare la polizia. Ma... Eccoli. Tranquillo, Mistral. Va tutto bene. Fermi, indietro, e lasciate stare quei pony. Oh, no! Dovevate proprio mettere il naso nei nostri affari, eh? Brutti ficcanaso che non siete altro. Il modo in cui voi trattate gli animali è disumano. Che male vi hanno fatto questi pony? Che male vi hanno fatto? Lasciami! Vi consiglio di calmare la vostra amica se non volete che faccia una brutta fine, chiaro? Anais, basta! Non possiamo fare niente, è armato. Bene, adesso restate qui e fate i bravi. Quando avrò finito con i pony sarete liberi. Poi potrete anche denunciarmi, ma senza prove, dubito che qualcuno vi crederà. Questa volta elimineranno Jetsy e gli altri pony sul serio. E noi siamo bloccati qui. Noelle! Come hai fatto a trovarci? Ecco il mio portafogli, ma dove l'hai trovato? Nell'ufficio del proprietario. L'ho sentito parlare e ho capito che il pensionato per cavalli era solo una grossa menzogna. Allora li ho seguiti fino a qui e va poi... Va bene, d'accordo. Ci racconterai i dettagli più tardi. Chiamiamo la polizia adesso. L'ho già fatto. Quando portavano via i pony mi sono nascosta e poi ho chiamato. Speriamo che arrivino in tempo. Intanto proviamo noi a fermarli. Andiamo! Andiamo! Sono riusciti a liberarsi. Ci stanno inseguendo. Questa non ci voleva. Stanno perdendo terreno. Adesso li seguino. Oh! Oh! Cosa? Gira! Noelle, sei stata tu a farli scappare. Sì, mi fidavo di voi e mi avete mentito. Venite, piccoli. L'incubo è finito. Ci siamo noi ora. Jetsy. Chiamo mio padre. Li portiamo al ranch e ci prenderemo cura di loro. Yahoo! Li abbiamo salvati! Propongo di festeggiare questo successo facendo festa fino all'alba! Ugo, ti ricordo che domani è il giorno dell'esame. È vero! Dai, non fare quella faccia, Ugo. Sono sicura che l'hai superato. Io no, anzi, devo aver fatto un sacco di errori. Non mi faranno più uscire.
Allora? Rischiano 6 mesi senza condizionale. Non potranno avvicinarsi ai cavalli per 5 anni e devono pagare una grossa multa. Perfetto. Così la prossima volta ci penseranno 2 volte. Perfetto. Per me sono stati fin troppo clementi. Ehi, che belli. Vi vedo in piena forma. E gli zoccoli sono impeccabili. È passato il maniscalco, eh? Già, ne avevano un gran bisogno. E mio padre li ha curati, ormai sono tutti fuori pericolo, incluso quello che non riusciva più a reggersi in piedi. Però non possiamo tenerli qui, ci vuole un posto dove possano stare. Ebbene, ho una buona notizia da darvi. Mio fratello ha rilevato il club e, ascoltate bene, ricaveremo uno spazio dove poter ospitare i pony più anziani. Jazzy e i suoi 3 compagni saranno i nostri primi pensionati. Fantastico! Sei contento, Jazzy? Finalmente riceverete il trattamento che vi meritate. Sì, sta tranquillo, Mistral, te lo prometto. Andremo a trovare il nostro amico al club tutte le volte che vorrai. Guardate, sono arrivati i risultati dell'esame. Voi l'avete superato, ma all'esito del mio non ho il coraggio di leggerlo. E Anais, ti prego, puoi farlo tu. Tranquilla, non me la prendo. Mi hanno bocciato, tanto lo sapevo. Invece no, brutto testone, l'hai superato. Adesso finalmente puoi dormire tranquillo. Cosa? Davvero? E dimmi quanto ho preso, quanto? Ecco, hai preso la sufficienza. Ehi, allora chi è il capo? Ehi, Ugo, Ippi, Urrà!